colgo l'occasione dell'emendamento per allargare un po' più, per allargare lo sguardo a questo articolo 5. Innanzitutto rilevo che l'obbligo di dichiarare le attività professionali o meno cessate nei 12 mesi precedenti è una mera richiesta a cui non segue alcuna normazione. Quindi è una norma messa lì senza alcun puntello. Ma la cosa che fa impressione in tutto questo articolo 5 è la Esattamente, chiedo scusa, grazie. Ora, per favore. Onorevole Palese, per favore. Allora, secondo questo articolo, è bene che qua, perché è bene che qua esaminiamo il testo nella sua interezza e non che ci perdiamo dietro i singoli emendamenti. Ah, ho finito, Artù, grazie. Oggi ce l'hanno con lei, onorevole San Nicandro. Vabbè, se ne rifà dopo, via. Allora, non essendoci altri iscritti a parlare, metto in... Bianconi, prego, lei mi sta proprio in una posizione, non vedo. No, è che ho questi fogli qua. Prego, onorevole Bianconi. Sono 30 secondi per dire che, visto lo spirito della legge, siamo contrari all'emendamento. Quello che dice il collega Fiano non è infondato, ma siccome abbiamo già detto che questa legge riguarda casistiche ormai ad esequie avvenute, potrebbe la forza parlamentare del PD dire al governo oggi in carica di adeguarsi già a questa legge e vedere se un po' di conflitti di interessi anche per intemposta persona vengono meno e qualche ministro va a casa, perché sennò siamo nella teoria. Grazie. Allora, metto in votazione l'emendamento 5.48 Centemero. Parere contrario, Commissione, Governo, relatori 5 Stelle e Sinistra Italiana, favorevole, relatore Forza Italia. Aperta la votazione. Archi. Ci siamo? No, Archi non riesce, proviamo ancora di nuovo, ok, a posto. Di qua tutti hanno votato, è chiusa la votazione.